Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata Investire Now. Stasera parliamo di consulenza finanziaria, lo facciamo con un esperto assoluto che è Massimo Guerrieri. Massimo Guerrieri, devo spiegare chi è la sua storia molto brevemente. Massimo Guerrieri ha 30 anni di esperienza nel mondo della consulenza finanziaria, dapprima come bancario in due istituti di credito, poi passa diciamo, professione rampante, che era quella del promotore finanziario, diventando anche area manager di una grande realtà, oggi peraltro quotata in borsa, e poi la scelta della via dell'autonomia, la via dell'indipendenza. Come consulente finanziario indipendente, è stato uno dei pionieri dell'attività. Sappiamo che il cammino dei consulenti finanziari indipendenti non è stato un cammino semplicissimo in questi anni, è stato un cammino irto di difficoltà, 10 anni come dire, di limbo, e poi fortunatamente c'è stata il pieno riconoscimento delle figure del consulente finanziario indipendente nella forma di consulente autonomo all'interno dell'OCF, e la nascita di società di consulenza finanziaria che si muovono nella logica del consulente finanziario autonomo, però su una base più collettiva societaria, appunto. Ecco, in questo nuovo ambito ospitiamo Massimo Guerrieri, perché Massimo Guerrieri è amministratore unico di una società, di una SCF che si chiama Q Consulenze. Ecco, Massimo, ci vuoi spiegare Q Consulenze perché? E tra l'altro tu operi in una regione che è tra le più favorevoli al mondo della consulenza finanziaria, che è quella dell'Emilia, ecco, nella città di Reggio Emilia. Prego, Massimo. Innanzitutto ciao Marco e benvenuti a chi si è collegato con noi. Io ti ringrazio del tuo invito e anche di questa bella presentazione. Il nostro obiettivo, lo dicevi, essendo in una zona ricca e quindi necessita forse più di altre zone di aiuto da questo punto di vista, proprio per quanto riguarda sia le aziende, in particolare non solo per gestire il cash flow, ma per ottimizzare i finanziamenti. E anche i privati per ovviamente gestire al meglio e proteggere dall'inflazione, quindi dare sicurezza e rendimento sugli investimenti. Questo è un po' il nostro obiettivo, cioè aiutare i clienti nel dare sicurezza, rendimento e indipendenza. Questo è anche il payoff, no, della nostra società e il motto dell'ufficio è proprio quello di Santa Chiara, cioè se fai una cosa falla bene, altrimenti non farla. E in questi 17 anni di consulenza indipendente, prima come autonomo e ora come società, sia io che i miei collaboratori, diciamo che siamo impegnati in questo. In quanti siete nella vostra realtà Ma noi offrendo? siamo una realtà che è nata quest'anno, quindi siamo in 5, la società è attiva da febbraio 2020, proprio nel pieno della pandemia, ecco, è stata attivata il 19 febbraio 2020, cioè autorizzata dall'albo, ed è stata veramente una bella sfida, perché poi no, a me piace. Stai dicendo che sei entrato nell'attività in piena pandemia con i mercati che crollavano, insomma, un bel saluto per la tua. Beh, sei stato qua a riderti perché sei sopravvissuto, non so. E poi ti sei dimenticato di menzionare anche il lockdown, no? Quindi parli di una società con lockdown, smart working e mercati che crollano. Ma a noi piacciono le sfide, cioè vedere opportunità e non rischi, no? E questo non ti nascondo che per noi è stato veramente un anno di grandi sfide, un anno molto positivo. E invito anche chi ci ascolta sempre a guardare il bicchiere mezzo pieno. Sappiamo che l'incertezza dominerà anche per il prossimo anno, si parla di bolle sui mercati, alta volatilità, inflazione e ripresa, però è anche vero che è ancora possibile no, cercare di dare proprio sicurezza e rendimento perché è quello un po' che cercano i grossi clienti, ma io direi tutti i clienti. Massimo, tu sei anche un attento, come dire, telespettatore di Investire Now, ci segui anche appunto come giornale, Molto volentieri, sì. e sai che quest'anno gli asset manager che si sono avvicendati
hanno detto, hanno decretato che questo è l'anno dell'azionario, anzi assolutamente è l'asset class di riferimento in questo periodo, che per l'obbligazionario viceversa i tempi sono abbastanza magri, e poi c'è anche altro. Ecco, qual è la tua valutazione? Ecco, i suggerimenti che provengono dagli asset manager, poi nel vostro caso, nel caso del rapporto concreto quotidiano col cliente, in cosa si trasforma? Sì, io volevo aggiungere una cosa in più, no, a quello che leggiamo sui giornali oppure le varie analisi che sentiamo un po' dai vari analisti e asset manager, perché vedo che viene un po' trascurato. In pochi parlano di pianificazione, ma per dirla su un gergo tecnico, il time frame. Ovvero, vedi Marco, io posso guadagnare a un giorno e perdere a un mese, guadagnare a un mese e perdere a un anno, perdere dopo un anno e guadagnare dopo 3 anni. Quindi il guadagno o la perdita è molto relativo. E poi dovremmo anche parlare di finanza comportamentale, vedo che se ne parla sempre troppo poco, che sono gli errori che comunemente fanno gli investitori, ma proprio per cercare di aiutarli a evitarli. Quando parliamo di pianificazione, che anche qui è una parola a mio avviso un po' troppo inflazionata, significa proprio andare a insegnare al cliente come conoscere la propria pancia in funzione dei propri obiettivi, in modo da rispettare e darsi una disciplina, no, il fatto tempo. Ai tempi a scuola ci insegnavano che era l'asset allocation che premiava più che lo stock picking o il market timing. In realtà dovremmo un po' riprendere questi argomenti, altrimenti viviamo sempre sul quotidiano andando a ricercare oggi è meglio quell'azione, domani è meglio quell'altro asset piuttosto che Bitcoin o quant'altro. Detto questo, poi voglio anche rispondere alla tua domanda. Noi assisteremo sicuramente nel breve termine a un incremento, nonostante i livelli attuali dell'azionario, ma anche solo per il fatto che c'è forte liquidità. Quindi, al di là della ripresa, dove ogni paese sarà differenziato in base alla velocità dei vaccini, perché è ovvio che chi prima riesce ad aprire le attività commerciali e prima avrà un vantaggio sugli altri paesi, questo diciamo che è sotto gli occhi di tutti. Così come sotto gli occhi di tutti anche un aumento inflazionistico dato sia da una ripresa economica ma anche, no, da questa liquidità che ha volumi enormi. Quindi non è inutile che ti ricordi le varie manovre fatte ultimamente sia dalla BCE che da Biden. La vera difficoltà, a mio avviso, è andare a insegnare al cliente una pianificazione che poi verrà tramutata in un asset allocation con i diversi time frame che dovranno dare necessariamente sicurezza e rendimento. Senti, ti è più difficile pianificare sul breve o sul medio-lungo periodo? Cioè, medio-lungo periodo si sa che amano i consulenti finanziari in genere, siano essi effettivi delle reti di consulenti finanziari, appunto, consulenti abilitati a offerta fuori sede, siano essi consulenti autonomi o indipendenti, è un po' la tendenza per tutti è di lavorare sul medio-lungo periodo, perché si può pianificare con più attenzione a patto che il cliente esprima con chiarezza il proprio punto di vista. Però la pianificazione sul breve, se uno ha la necessità di dover raggiungere gli obiettivi in 1, massimo 2 anni, tu ti senti pronto per questa sfida? Cioè, come la affronti? Ma diciamo che è il nostro lavoro quotidiano, Marco. Noi abbiamo diverse tipologie di clientela con diversi obiettivi e ovviamente più abbiamo un obiettivo a lungo termine e più per anche un fatto proprio oggettivo si riesce ad avere rendimenti più alti con un rischio più contenuto. Qua la vera, no, pianificazione la scegliamo noi, ma noi siamo, dico sempre, servitori dei clienti, cioè è il cliente che deve appunto fare il cliente e decidere lui la tipologia e anche il grado di rischio da correre e dare lui il timing di quando ottimizzare i propri investimenti. Di conseguenza noi già oggi
andiamo a pianificare con scadenze breve, medie e lunghe, affiancando il cliente e quindi anche fidelizzandolo sulla sua vita. Quindi abbiamo i clienti che come obiettivo hanno di comprare un'altra azienda e di conseguenza la liquidità andrà ottimizzata, ma considerando che dovrà servire. E così come abbiamo persone anziane, molto danarose, dove il loro obiettivo è conservare il capitale e proteggerlo dall'inflazione. E quindi quello, no, che noi facciamo e penso che dovrebbe fare ogni consulente, non solo gli indipendenti, questo noi parliamo, no, del vantaggio che può avere un consulente indipendente e perché questa figura dovrà crescere in Italia, ma per forza di cose, ma un consulente in generale, che sia ex promotore o consulente autonomo, per forza di cose deve sempre mettere al centro il cliente e affiancarlo nel suo percorso di vita. Senti, ecco, hai posto un tema che è interessante, no? Questo dovrà per forza crescere, però poi se andiamo a vedere i numeri, in ambito CF abbiamo poco più di 300 consulenti finanziari iscritti alla sezione degli autonomi, credo una quarantina di SCF, e poi insomma circa 50.000, oltre 50.000 invece effettivi nella sezione storica, no? Quella che era un tempo dei promotori finanziari, oggi consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Ecco, di strada da fare ce n'è tanta, quindi cioè, questi numeri in sé sono significativi, ma perché secondo a tuo avviso potrebbe crescere questa attività, questa professione nei prossimi anni? Voglio solo ricordare, ecco, ai telespettatori, per quelli che seguono, che una delle differenze sostanziali è che il requisito soggettivo dell'indipendenza nel caso del consulente autonomo è un dato di fatto, cioè il consulente deve rispondere esclusivamente al cliente, ha un rapporto statuito da una parcella professionale, lavora a parcella e non prende commissioni dalle società prodotto. Quindi questi sono degli aspetti dirimenti che segnano una certa diversità rispetto a altre figure che peraltro possono tranquillamente avere connotati professionali anche se non fanno consulenza a parcella oppure se sono remunerati soprattutto a provvigioni. Scusami la parentesi, però mi serviva anche per fare un po', anche se si può sembrare un po' didascalici, ma è sempre utile, no, delimitare bene, no, i paletti. E fare chiarezza, no? Giusto. Sì, guarda, qua è molto semplice. Tu sai che sono stato tra uno dei soci fondatori insieme a Consulti che ad altri nel 2005 di NAFO, dell'associazione di categoria, e ho seguito, no, proprio la nascita dell'albo, da quando è stata richiesta da NAFO nel 2006, stabilito per legge nel 2007 con l'ingresso appunto del recepimento della MIFID da parte dell'Italia, e ha visto la luce poi, come sappiamo tutti, a dicembre del 2018. Quindi è un percorso che è stato lungo, ma ritengo inesorabile per un semplice motivo: perché il mercato lo richiede. Cioè, oggi quello che noi notiamo, ma anche qui solo dei ciechi non potrebbero vederlo, è un mercato che sta andando in direzione dei mercati anglosassoni, anche riferiti del nord Europa, dove la necessità di chiarezza, trasparenza e la stessa MIFID 1, MIFID 2 e la futura MIFID 3 vanno in questa direzione, quindi la richiesta di trasparenza, chiarezza e non conflitto di interessi è richiesto dal mercato, quindi non puoi fermare una domanda. La domanda vera è quando questa professione, non dico esploderà, ma avrà un riconoscimento pieno. Ma tra l'altro, come è successo anche dei promotori finanziari, cioè se andiamo a vedere un po' di storia, perché spesso noi presi poi sempre da questa velocità si dimentica un po' della storia. Promotori finanziari fino al 95 era una professione elitaria per pochi. Poi con la privatizzazione delle banche e la richiesta appunto del mercato, dei clienti, visto poi il boom e le crisi, no, che ci sono state tra il 97 e il 98, crisi asiatica, crisi russa, fino
a sfociare nel boom della bolla tecnologica nel 2000, abbiamo assistito in pochi anni a un'esplosione della professione del promotore, ex promotore finanziario. Diciamo quindi anche poi i casi di risparmio tradito, che non sono stati pochi tra i fini degli anni 90 e la prima decade del 2000. Permettimi una battuta. Hanno inciso e hanno fatto cadere un po', in molti casi, la fiducia nella banca tradizionale, la filiale tradizionale, dove praticamente il personale molto spesso era vincolata aveva il vincolo di subordinazione, quindi anche in fase di vendita, e quindi se c'erano dei budget molto stringenti si era costretti a rispettarli, e quindi sostanzialmente qua è quanto di più lontano ci possa essere dalla consulenza al cliente. Permettimi una battuta, questo purtroppo accade anche adesso, cioè io vivo in una zona, appunto Reggio Emilia, Modena, dove è stata fortemente colpita dallo scandalo dei diamanti, e sappiamo come è andata e come sta andando. Ti dico questo perché noi forniamo proprio consulenza anche in questo, siamo partner attivi di Federconsumatori per un discorso peritale, e ti posso garantire che a oggi la fiducia delle banche, almeno qui in zona, tu sai che ha colpito le principali banche, no? Quattro banche principali, parliamo di Intesa, Unicredit, Montepaschi, il BPM, quindi non banche piccole, ma ha inciso fortemente sulle fiducia del settore. Oggi quello che frena, no, un po' la crescita di questo del settore della consulenza indipendente, anche se lo vedo temporaneo, è ovviamente la, tra virgolette, paura nell'affrontare un mestiere nuovo, regolamentato da poco, e dove in ogni caso le incognite sono ancora tante, ma io penso che nel giro di pochi anni, per forza di cose, verranno superate. Ti dirò, anche le banche tradizionali dovranno per forza di cose avvicinarsi alla consulenza indipendente. E probabilmente anche dialogare di più con voi, perché non c'è assolutamente conflitto fra le vostre attività in un certo senso. No. Anche perché in realtà il cliente in teoria dovrebbe autonomamente acquistare prodotti, e potrebbe farlo attraverso la sua banca o attraverso una piattaforma di fondi o et similia. No? Quindi gli aspetti, anche questi, vanno presi in considerazione. Bisogna considerare che spesso il consulente indipendente accompagna il cliente nel dialogo con la banca, quindi anche nel far sì che la banca possa mettere a disposizione servizi che siano effettivamente adeguati al cliente e non dettati dall'esigenza di budget. Sotto questo profilo mi fa immaginare che quando vi presentate là non è che siano entusiasti. Però... Ma guarda Marco, qua è un discorso più che di banca, di persone, cioè noi vediamo, abbiamo già persone, no? Ma dai, anche a livelli alti, no? Ma manageriali, che questo l'hanno capito e si stanno adoperando per collaborare con i consulenti indipendenti, con le SCF, per creare valore aggiunto ai clienti e ovviamente anche alle società stesse, e quindi è un win-win. Però la stragrande maggioranza ancora ragiona ancora con i vecchi canoni, no? Quindi è seduta su una seggiola no? di forza, no? Perché sicuramente la banca, il sistema bancario ha un potere no? derivato proprio dall'essere banca, e non cambiare, no? Per guardare il futuro diventa sempre difficile, e quindi diciamo che avverrà, però in questo momento la stragrande maggioranza, e penso che sia un errore di visione sinceramente, perché poi i clienti, insomma, io quello che vedo è che le banche un po' stanno reagendo, cioè stanno capendo che, per esempio, anche vedendo il successo delle reti consulenti finanziarie, perché questo bisogna riconoscerlo, Massimo, le reti consulenti finanziarie stanno avendo grandissime performance in termini di raccolta, e i nuovi clienti stanno aumentando, non a ritmi vertiginosi, ma comunque chi gli affida soldi gliene affida sempre di più, anche in questo contesto dove la liquidità, averla sul conto corrente, ecco, è penalizzante. Quindi ci sono questi aspetti che fanno pensare che il sistema bancario possa in qualche maniera ispirarsi un po' di più, avvicinarsi sempre un po' di più alla consulenza finanziaria, e quindi preparare il proprio personale, no, preposto alla relazione col cliente, proprio in questa direzione. Ecco, questo
mi sembra di vederlo, però sono percorsi no, non brevi e tendenzialmente in futuro la concorrenza non sarà tanto sulle modalità con cui svolgere il servizio, ma sulla capacità di offrire una consulenza di qualità, anche perché non ci dimentichiamo, Massimo, anche nel vostro caso, ecco, voi vi chiamate consulenti autonomi indipendenti, l'indipendenza è una bella cosa, ma non significa automaticamente competenze, cioè tutti poi la devono dimostrare sul campo, ecco. No. E questo in tutti i lavori, concedimelo Marco, cioè il nostro diciamo benchmark è il cliente, quindi è il cliente che sceglie. Quando prima parlavamo delle banche, guarda, le banche, parlo qui sul territorio, noi abbiamo una grossa banca che è già pronta da anni nell'affrontare la consulenza indipendente. Ancora non lo fa perché è più conveniente andare per inerzia, come dicevi tu, e sfruttare la rete, tra virgolette, tradizionale, no? Appunto finché il mercato no, la supporta. Anche quindi se perde no? Da un punto di vista di concorrenza con gli indipendenti, a oggi i rapporti di forza sono tali che non ha senso anticipare. Per quanto ci concerne, io penso che oggi chi voglia intraprendere la consulenza indipendente, come ti dicevo, non solo la vedo proprio come il futuro della consulenza, ma considera che i clienti, se fino a ieri tu dovevi vendere, tra virgolette, il tuo nome, le tue competenze, come tu giustamente dicevi, la tua esperienza, oggi cominciano no? E quindi la vedo proprio anche paragonata al percorso che ho fatto, banca, promozione finanziaria, manager di banca, quindi la vedo proprio come l'evoluzione della consulenza in Italia, ecco, vedo uno scatto, cioè quando i clienti cominciano a cercare il consulente indipendente perché hanno quella necessità, cioè sono stufi della solita consulenza e cercano una cosa diversa che li possa aiutare a non avere delle minusvalenze. Chi viene da noi normalmente ha minusvalenze, non sa come fare a recuperarle, perché come tu ben sai le banche vendono fondi, i fondi comuni non recuperano le minusvalenze, intendo no, il vantaggio che dà la legge, no, che, nel non pagare il capital gain se tu hai minusvalenze nei prossimi 4 anni. Non fanno consulenza patrimoniale o la fanno solo per grossissimi clienti. Non c'è l'attenzione necessaria per andare a vedere anche le coperture assicurative. Insomma, abbiamo una serie di servizi che in questo momento sono scoperti. Sì, certo, c'è un'inerzia e a mio avviso fanno bene a cavalcarla, però non vedo, insomma, forse andrebbe un attimo anticipata la visione. Ecco. Effettivamente l'affiancamento del cliente bancario potrebbe essere una prerogativa del consulente finanziario e ripeto, che in questo caso la banca non dovrebbe vederlo come un nemico, ma anzi come qualcuno che mantiene il rapporto acceso, no? In qualche maniera. Cioè io non te lo, cioè la banca, cioè il cliente deve stare poggiato presso qualche intermediario, lo lascio da te perché comunque vedo che comunque offri dei servizi, eccetera, eccetera. Quindi anche nella scelta degli intermediari, se essere multibancarizzato o monobanca. Cioè, guarda, ma gli aspetti nei quali voi potete entrare e dare dei suggerimenti. Guarda Marco, ti faccio un esempio su tutti. Noi abbiamo no, anche clienti no, extra Italia, quindi in particolar modo in Inghilterra, e vediamo che quando ci rapportiamo con le banche inglesi, il rapporto è molto franco, sincero, in mezz'ora noi chiediamo no, se sono in grado di fornire certi servizi legati al bisogno del cliente e loro a livello concorrenziale ci dicono sì, riusciamo, non riusciamo e queste sono le condizioni. Quindi durata dell'incontro dai 30 minuti ai 60 minuti, molto professionale e proprio l'obiettivo è win-win, cioè facciamo business tutti se c'è la possibilità, altrimenti ci lasciamo in buoni rapporti perché semmai tra 24 ore dobbiamo fare business su un altro cliente. Qui in Italia... Con le banche italiane che succede? Qua sorridiamo. No? Con le banche italiane non riesce a fare un discorso di mettere il cliente al centro, dove
diamogli dei servizi, ognuno con il suo ruolo e dove ognuno giustamente deve guadagnare, perché chi lavora deve guadagnare, ma c'è proprio una barriera dove poi, tra l'altro, appunto la banca la peggio, perché nel momento in cui un consulente finanziario chiede dei determinati servizi, ovviamente ho informazioni di certi servizi per il cliente o insieme al cliente, lo si vede come un nemico e quindi si tende proprio a far perdere tempo e anche denaro. A volte vediamo anche atteggiamenti poco professionali. Guardi, è una giungla. Io sono molto positivo perché penso appunto che con il tempo questo andrà a sanarsi, però insomma, detto tra di noi, è un atteggiamento che in ogni caso in questa fase la vede perdente l'istituto di credito dal punto di vista di credibilità. Questo è fuori dubbio. È anche vero, e chiudo, scusa Marco, perché è bene dirlo, che la mancanza di conflitto di interesse, un pochi se ne rendono conto, no? Quindi al di là che la faccia un SCF, un CFA, ma anche all'interno degli stessi istituti di credito, anche se io farei proprio un discorso legato alla soggettività più che alla consulenza oggettiva, perché siamo sempre borderline, quindi mi rendo anche conto che a volte insomma è necessario trovare dei compromessi, però ecco, aumenta sicuramente la fiducia nei confronti del cliente e va a liberare il cliente da un'informazione, parlavamo prima di educazione finanziaria, che per forza di cose è limitata ed è fuorviante, perché se io ho un conflitto di interesse anche inconsapevolmente per forza parlerò di cose dove ho un interesse, questo è umano, voglio dire, no? E quindi libera proprio la clientela da una tra virgolette schiavitù di non educazione finanziaria, senza considerare anche la Costituzione che dice di tutelare il risparmio, e quindi si va anche ad ottenere la tutela del risparmio oltre che a educare i clienti. E questo tutto togliendo il conflitto di interessi in una consulenza fatta dai consulenti indipendenti. Va bene, Massi, io un'ultima domanda, ma proprio velocissima. L'equiparazione consulente finanziario, ETF, no? Che l'ETF è lo strumento di definizione che ha in qualche maniera aiutato nell'affermazione o comunque nel loro rapporto quotidiano con i clienti, la maggioranza dei consulenti finanziari autonomi. È ancora così? È ancora lo strumento di riferimento l'ETF o sono subentrati in questo momento anche altri strumenti, oppure si è allargato il perimetro più banalmente dal consulente finanziario? Allora, l'ETF io penso che avrà ancora tanta strada da fare, principalmente per due motivi. Il primo perché abbiamo terreno da recuperare in Europa, ma in Italia in particolar modo, rispetto agli altri paesi, mi riferisco in particolare al mercato americano. Quindi è un trend che sta crescendo ogni anno, i numeri crescono, la stessa industria produce sempre più prodotti evoluti e precisi, settoriali, e quindi non vedo perché questo strumento non debba, esplodere, perché sta già crescendo con numeri importanti, ma crescere con continuità. Il secondo motivo è perché anche qui il mercato lo chiede. Cioè, se fino a ieri, ieri intendo l'anno scorso, non tanti anni fa, era ancora uno strumento per pochi, i clienti che vanno in banca e chiedono di sottoscrivere un ETF, ti posso garantire allo sportello il bancario si rifiuta di farlo con mille motivazioni, sto generalizzando ovviamente, però non c'è educazione da questo punto di vista, però man mano che questo strumento viene conosciuto il mercato lo richiede, ma per un semplice motivo, perché ovviamente è più efficiente e costa meno. Considera che adesso poi con l'evoluzione degli ETF, mi riferisco anche agli ETF attivi, diciamo che si comincia ad avere un bel panorama di strumenti su cui attingere, su cui poter costruire dei portafogli, dei modelli, e il tutto con dei costi, lo sai benissimo, decisamente inferiori, perché un ETF medio... L'ETF attivo, diciamo, rispetto all'ETF passivo tradizionale, che costa qualche centesimo
appunto di euro, e il viceversa parliamo anche di 50-60 basis point per gli ETF attivi, ma è anche giusto così, perché comunque c'è un lavoro alla base di ricerca, di costruzione dell'indice, che poi permette di rendere l'ETF in effetti uno strumento apparentemente passivo, ma in realtà che funziona attivamente. Come? Esatto, considera che in ogni caso con i rendimenti attesi di quel tipo di ETF è sempre molto concorrenziale, e poi un fondo comune di quel tipo costa 4 volte tanto, e quindi diventa molto interessante per ottimizzare efficienza, perché è bene ricordare che gli ETF si possono vendere e comprare con un click, mentre i fondi comuni è sempre un po' più difficoltoso sia fare delle analisi, perché sai che i prezzi dei NAV non sono real time, e poi spesso e volentieri ancora non tutti sono negoziabili sulle piattaforme. Insomma, è un'operatività decisamente diversa, e in un mercato più volatile e sicuramente con più opportunità, avere uno strumento dove tu puoi comprare o vendere nell'immediatezza e che ti costa 4 volte in meno, diciamo che diventa molto molto interessante, a maggior ragione con le evoluzioni del caso. Sì, sì. Questo è un fattore, un punto di forza dello strumento, che appunto non a caso anche in Italia si sta affermando. Massimo, io direi che abbiamo concluso questa bella lunga chiacchierata, abbiamo affrontato tantissimi temi, abbiamo messo in evidenza il lavoro del consulente autonomo all'interno appunto di una società di consulenza finanziaria, che questo è un altro aspetto importante, e per chi non conosce da vicino questa professione, ma ha avuto la possibilità di farsene un'idea più nitida, ecco, assolutamente. Massimo, quindi ti ringrazio, ti do l'appuntamento a una prossima occasione, fra qualche mese, magari ci rivediamo appunto in questo contesto, per parlare appunto dell'andamento dei mercati e di come sta evolvendo la figura del consulente finanziario autonomo e delle SCF. Quindi saluto Massimo Guerrieri, amministratore unico di Q Consulenze Finanziarie, e do a tutti l'appuntamento alla puntata di domani di Investire Now. Saluti a tutti, Massimo, grazie. Grazie a te, ciao Marco, saluti a tutti, grazie, ciao.